Vai, allora cominciamo. Perfetto, grazie. Allora, direi che possiamo cominciare. Sono le 17 in punto, quindi siamo puntualissimi. Cominciamo e allora siamo giunti all'apertura di questo seminario. Il titolo del seminario è Anatomia della critica nell'epoca del post-cinema. Lo dico soprattutto per gli studenti, ma la prima parte del titolo, Anatomia della critica, costituisce una citazione nei confronti di una celebre opera, Anatomia della critica, uscita, scusate, per la prima volta nel 1957, scritta da un storico, soprattutto critico e teorico canadese della letteratura, Northrop Frye. Il titolo è un po' ironico, ma insomma l'intento di questo seminario è di, da una parte, di soffermarsi su quello che è stato il ruolo, il significato, la funzione della critica cinematografica in un passato eventualmente anche remoto, ma soprattutto prossimo, recente, e dall'altra però al tempo stesso l'intento del seminario è anche di riflettere sulle prospettive attuali e future legate a un futuro immediato e prospettive soprattutto legate a un panorama, quello dei mass media, che è profondamente mutato rispetto a quando il cinema, sino relativamente a poco tempo fa, invece rivestiva un ruolo, direi, incontrastato di assoluto protagonista. Intanto devo ricordare, mi aiuto con degli appunti per cercare di non dimenticare niente, l'iniziativa rientra in un progetto finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, un progetto di promozione della didattica del cinema, cioè il sostegno della RAS, cioè della Regione Autonoma della Sardegna, in particolare l'assessorato alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e il seminario è promosso dal CERCAM, che è un acronimo, lo saprete tutti, ma insomma lo dico lo stesso, del Centro per l'Educazione dei Linguaggi, Cinema, Audiovisivi e Multimedialità. È promosso dal corso di laurea magistrale in produzione multimediale e dal dipartimento a cui afferiamo noi tre docenti di cinema dell'Università di Cagliari, il professor Flores, il professor Cavallotti e io che curo il seminario, cioè il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Detto questo, io devo solamente aggiungere, prima di passare la parola al nostro grandissimo e autorevolissimo ospite, il primo che è Paolo Mereghetti, che appunto noi apriamo subito col botto, apriamo con Paolo Mereghetti. Come si dice in questi casi, Paolo Mereghetti non avrebbe, anzi non ha bisogno di presentazioni, però è comunque doveroso ricordare chi è Mereghetti, critico, scrive per il Corriere della Sera, per Io Donna, e però ha collaborato in passato, ma anche attualmente, con periodici come Ombre Rosse, siamo nel passato, Segno Cinema, Linus lo Straniero, Mi Aiuto con un profilo biografico per motivi di brevità, Linea d'ombra e poi ha collaborato anche con Radio 3 e Rai 3. In passato ha vinto il premio Flaiano per la critica cinematografica, è stato consulente della Biennale, della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Venezia e al di là della sua attività di critico è uno studioso, ha scritto o ha curato volumi ma anche su Bertrand Tavernier, su Yermak Janikian e Angela Ricci Lucchi, e non solo. E è noto per essere l'autore del dizionario che porta il suo Mereghetti, che è giunto alla 13ª edizione, anzi la 13ª edizione sta per uscire. Prima Paolo, in modo informale e ufficioso, ci ha mostrato in anteprima la copertina, su cui campeggia Darth Vader di Guerre Stellari della 13ª sta per uscire. Io ricordo a tutti gli studenti che si sono iscritti tramite Zoom, Maura! paura di escludere, al video,
video, quindi microfono e qualcuno non l'ha fatto. Sì, esattamente. Grazie Diego, che lo sta facendo l'autorità, perché non tutti hanno pensato a farlo. E a questo punto darei la parola a Paolo Mereghetti. Io direi che questi quattro incontri, a partire da quello di oggi, da quello di Erno con Mereghetti, si potrebbero articolare, si potrebbero svolgere in questo modo. Allora, la prima parte, una parte in cui è il nostro relatore ospite che ha la parola, che può parlare, diciamo, liberamente. Io mi limiterò a fargli magari qualche domanda. Proporgli qualche sollecitazione e poi una seconda parte, vedremo un po', ci affidiamo in larga misura all'improvvisazione, una seconda parte in cui invece apriremo la discussione o comunque apriremo uno spazio riservato prevalentemente agli studenti attraverso il canale di Zoom, ma anche aperto agli altri che seguono attraverso gli altri due canali. Che sono Facebook e che sono YouTube. Quindi direi a Paolo che intanto che saluto, in questo momento non lo vedo, ma Io c'è. ti vedo. Ma ci sei e intanto saluto Paolo, lo ringrazio per aver accettato ovviamente l'invito e io comincerei, se tu sei d'accordo. La prendo molto larga, siccome talvolta sono prolisso, spero di non prenderla troppo larga, in tal caso correggi tu il tiro. Ma io sono molto curioso di capire qual è la tua formazione, cioè com'è che sei arrivato a fare il critico. Io ti chiederei anche di dirci intanto quali sono i tuoi studi, perché ti ho accennato, no, alla questione qualche giorno fa. Tu mi hai detto che ti sei laureato in filosofia, se non ricordo male. Esatto, ho fatto il liceo classico e poi dopo un po' di dubbi avevo pensato anche, mi ero anche iscritto a medicina, ma avevo resistito 6 giorni, pochissimo. Mia mamma voleva che facessi il medico, lasciamo stare. Mi sono iscritto a filosofia e mi sono laureato con una tesi abbastanza sperimentale. Allora era la fine del 72, ero iscritto alla Statale di Milano dove non c'era la storia del cinema, neanche estetica allora esisteva, e però il professore di storia dell'arte Marco Rosci aveva aperto un corso sperimentale affidandolo ad Adelio Ferrero, uno dei grandi critici di cinema nuovo, tanto per capire, e io l'avevo seguito e mi ero laureato con lui con una tesi su Orson Welles, sul periodo hollywoodiano di Orson Welles. Una tesi che a me era piaciuta molto, dove raccontavo per la prima volta in Italia, nessuno lo sapeva, non era conosciuto l'esperienza precedente a Quarto Potere, cioè la famosa la voglia di fare. Portare Cuore di Tenebra di Conrad al cinema, e che però non era molto piaciuta al mio correlatore. Allora esisteva, non so se esistono ancora. Il mio correlatore era Enzo Paci, il maestro, insegnava filosofia teoretica, era il maestro dell'esistenzialismo in Italia, il quale aveva, come dire, fatto notare che la mia tesi non era sufficientemente filosofica per gli standard di allora. E quindi mi sono laureato senza la lode, soltanto con 110, ma pazienza. Questo però non c'entra quasi niente con la mia voglia di fare il critico. Ci ho pensato a lungo perché, certo, dice, mi piaceva il cinema, ero un grande frequentatore di cinema dai tempi dell'oratorio, quando alla domenica, dopo la mezz'ora di dottrina, si poteva finalmente vedere un film. E ci sono dei film che mi sono rimasti nella testa da allora. Mi ricordo come fosse adesso King Kong, quello del 33, naturalmente, e poi Le avventure del Guerin Meschino, che era un film che mi aveva molto colpito, con Gino Leurini. Vabbè, non so bene, forse perché c'erano dei lucertoloni che sembravano dei dinosauri, ma questo l'ho capito dopo. Però c'è una cosa fondamentale, secondo me, cioè sono due cose fondamentali.
Il primo era il grande amore, l'importanza che una come me attribuiva alla cultura. Venivo da una famiglia piccolo borghese, piccolissimo borghese, mia mamma faceva la maestra elementare, mio padre era ragioniere e sono vissuto a lungo in una cittadina che si chiamava Abbiategrasso, che dopo Rocca Cannucci era una di quelle che si citavano sempre nelle barzellette per far ridere. Quindi, come dire, la cultura, essere, come dire, aver studiato, leggere tanto, così era un modo, vedere anche dei film, era un modo per superare i limiti della mia nascita, diciamo, piccolo borghese. Quindi, da una parte, l'importanza della cultura e all'interno della cultura l'importanza del cinema. Erano, come dire, io ho fatto la maturità nel 68 e sono andato nell'università nel 68-69. Erano anni molto turbolenti, diciamo, ma anche anni in cui si usava, cioè la cultura in generale, i libri, ma soprattutto il cinema allora, sembrava uno strumento che ti aiutasse molto a aprirti sul mondo. Forse per quello che continuo a pensare che il cinema per me sia una finestra aperta sul mondo e non invece un luogo di protezione dove nascondermi perché il mondo fuori è cattivo, come dire, alcuni teorizzano. Ecco, per me il cinema, quindi questa branca della cultura, era un modo per guardare per aprirmi sulla realtà che c'era. Dire, studiavo filosofia e però dire, Buñuel, Fritz Lang, Joseph Losey, che erano registi che scoprivo allora, mi hanno insegnato, mi hanno aiutato a capire meglio, per esempio, quello che Paci o Cantoni o Dal Pra, che facevo un corso sulla dialettica in Hegel, sulla dialettica in Marx, mi insegnava. Il cinema era uno strumento utilissimo e da subito ho sempre pensato, forse appunto per quella prima parte, il fatto che la cultura era importante, che la critica fosse un momento fondamentale. Nel 68 i critici, gli intellettuali esistevano ancora, non come adesso che sono scomparsi, e mi hanno molto spinto a considerare il lavoro sull'opera, sulla produzione culturale come qualcosa di fondamentale. E siccome a me piaceva particolarmente il cinema, mi divertivo al cinema, ahimè continuo a divertirmi quando vedo dei bei film o quando rivedo quelli vecchi che mi fanno divertire di più, ho sempre pensato che il lavoro critico fosse qualcosa di importante, non di secondario, fosse una cosa, non ho mai, come dire, mi facevo un po' arrabbiare la famosa battuta che pare attribuita a Kazan, per cui il critico è una specie di eunuco nell'harem. No, io non ero assolutamente convinto, non ho mai voluto fare il regista, non ho mai pensato, non ho mai scritto né poesie né romanzi, ma neanche sceneggiature, mai. Ho sempre pensato che il lavoro critico avesse una sua alta e forte dignità e ho fatto quello. Grazie alla sorella di una mia amica che aveva avuto una storiella con Bellocchio, Marco, non niente di segreto, l'ho detto anche a lui e lui si ricordava benissimo di questa. Non ha smentito. Come? Non ha smentito. No, assolutamente non ha smentito. Attraverso Bellocchio, a cui le ho detto, ma questo è un amico di una mia sorella, mi ha presentato a Goffredo Fofi, che allora viveva a Milano. Fofi ha vissuto in molte città, allora a Milano. E Goffredo ha cominciato, come dire, a offrirmi la possibilità di scrivere, chiacchierando, discutendo, dandomi delle legnate in testa, metaforiche qualche volta no, nel senso che, vuol dire, la vicinanza di Goffredo, che in quel momento era uno dei direttori dei Quaderni Piacentini, era, vuol dire, uno degli intellettuali più impegnati. Io frequentavo l'ambiente, diciamo, generico, no, di sinistra, che quegli anni viveva nell'università,
ho cominciato a scrivere, a occuparmi di cinema in una maniera un pochettino più professionale. Poi dovevo pensare anche a vivere, a guadagnare di critica, non si, al, cioè, io non pensavo ancora di poter vivere. E quindi ho cominciato, dopo essermi laureato, ho cercato di fare il giornalista. Ho trovato, grazie a un collega che anche lui scriveva su Cineforum, che però faceva il redattore in un mensile di attualità economica, ho cominciato, ho fatto il praticantato, sono diventato professionista e ho cominciato una carriera giornalistica che è andata sempre un po' in parallelo con il cinema. Entravo nei giornali, certo era quello che capiva di cinema, che conosceva di più, che faceva le cose, però facevo altri lavori. Sono arrivato a fare il caporedattore al Corriere della Sera. E il caporedattore si occupa come dire, del settore a cui è affidato. L'ho fatto a Sette, il supplemento del Corriere, l'ho fatto a Vivi Milano, cioè, e quindi, come dire, non facevo il lavoro del critico, però pian piano continuavo, o perché riuscivo a scrivere delle cose. Su Sette ho scritto abbastanza, ho inventato, ho fatto conoscere alla critica Gianni Canova, cominciato con me, facevamo una rubrica alla fine di Sette di piccole recensioni e cose di questo genere e pian piano ho fatto, come dire, portavo avanti un lavoro da giornalista che era quello che mi dava lo stipendio e però cercavo di fare in modo che anche di coltivare ogni tanto, di rimanere scrivendo su riviste, scrivendo, facendo delle opere, così, coltivando il mio amore per Orson Welles. A Milano c'era, parlo degli lontani anni 70, un cineclub, l'equivalente del film studio di Roma, della Cappella Underground di Trieste. C'era un cineclub, si chiamava Obraz. E io con gli amici dell'Obraz ho organizzato la prima rassegna italiana, direi, dove si è potuto vedere tutto Wells. Mi ricordo che sono andato a Parigi a cercare i film. Mi sono presentato, grazie a Goffredo Fofi, avevo cominciato a collaborare anche con Positif. E quindi a Parigi io sono stato presentato, gli amici di Positive mi hanno presentato Serge Silberman, che era il produttore di Falstaff, di molti, il quale per un colpo di fortuna, quando mi presento dicendo vorremmo presentare, ci dai i diritti perché. Lui mi ha detto: "Ah, Milano, io ho studiato a Milano", abbiamo cominciato a chiacchierare, aveva studiato al Politecnico di Milano, mi ha detto: "Domani vado sul set dell'ultimo film che sto producendo, quell'oscuro oggetto del desiderio di Buñuel, vuol venire?" E io sono andato e ho stretto la mano a Buñuel, per 15 giorni non l'ho più lavata, ma al di là di queste simpatiche scemenze. No, 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 mi sembra giusto. No, io ho conosciuto Serge Silberman solo una ventina di anni fa, ma essere stato sul set, scusa che ti interrompo, di quello scuro oggetto del desiderio, questo non lo sapevo, non me l'avevi mai detto. Anche queste cose, beh, Silberman, come dire, è un grande produttore, ecco. Cioè, cercando il cinema per me non è mai stato veramente un lavoro. Sono diventato critico ufficiale del Corriere della Sera molto tardi, dal 2006, come dire, Non lo quello ufficiale. Cioè, il dizionario esce dal 93. Il Corriere si è accorto che aveva in casa uno abbastanza conosciuto, diciamo così, un po' tardi, perché vabbè, parliamo d'altro. Però, come dire, ho scritto, ho sempre fatto il mio lavoro, però cercando, magari con qualche piccolo sacrificio, di conservare l'amore per il cinema, scrivendo molto sulle riviste di cinema o su riviste di cultura in generale, ho scritto in molti posti, mi sono fatto conoscere come critico, cominciando da piccolino e niente, e poi naturalmente cercando di andare tanto al cinema, ecco.
cercando di vedere tanti film, perché poi questo è come dire, cercando naturalmente non soltanto di vedere film, ma di leggere dei romanzi, dei saggi, di leggere, di guardare, di ascoltare, perché sono convinto che il cinema abbia bisogno delle altre arti e quindi sia fondamentale conoscerle o capire certe cose. Sono stato abbastanza chiaro? È stato chiarissimo e hai offerto una serie di spunti e ci hai anche regalato una serie di dettagli e di particolari, per me almeno, non vuol dire nulla, ma del tutto inediti. No, io ti volevo chiedere una curiosità, una mia. Volevo chiederti se tu faccio una sorta di flashback, quindi torno all'indietro. All'università avevi avuto contatti con Spinazzola? Con Vittorio Spinazzola. Assolutamente sì, io avrei dovuto laurearmi con Spinazzola. Allora si potevano fare dei corsi di studio abbastanza liberi, nel senso che doveva essere approvato dal Consiglio Universitario, però non erano. E io avevo fatto, allora si faceva così, come dire, ho la biennale, ho biennalizzato il corso di letteratura italiana con Spinazzola, che era il modo fondamentale per attivare. E con Vittorio, io vedete, lo considero uno dei miei maestri, come Goffredo. Non soltanto avevo un passato anche lui nascosto, mica tanto nascosto, di critico cinematografico, aveva scritto un libro fondamentale, Cinema e Pubblico in Italia, è ancora un libro, come dire, che continua a leggere, a consultare perché è importantissimo. E avrei dovuto, ero andato a chiedere una tesi a Spinazzola su Totò, e lui mi ha detto: ah, benissimo, certo, facciamo le poesie di Totò. Io l'ho guardato e ho detto: ma a me non me ne frega niente delle poesie di Totò. Diciamo che allora l'università era molto rigida, appunto. Paci mi diceva che, giustamente, che la mia tesi non era filosofica, cosa mi laureavo a fare in filosofia. Quindi un professore come Spinazzola non poteva darmi, poi ero giovane, irruente, ero anche un pochettino così, forse anche un po' stupido, superficiale. Avrei forse potuto, discutendo con lui, fare qualcosa di un po' che funziona. Mi è dispiaciuto non laurearmi con Spinazzola. In fondo è stato il professore a cui sono rimasto più attaccato, anche se mi ricordo le lezioni di Dalprà, di Paci, di Cantoni, però con Spinazzola eravamo diventati amici. Sono molto amico di chi è succeduta a Spinazzola, Giovanna Rosa, proprio, come dire, eravamo un gruppetto, mi prendevano in giro, mi chiamavano Telchel, perché un paio di seminari avevo tirato fuori che leggevo Telchel, e allora, ah, ma come, erano gli anni. Però grazie, in cui arrivava la semiologia, così, però grazie a Dio ho avuto dei professori storicisti. Direi che la semiologia non è stata un'ubriacatura. Continuo a pensare che sia stato, nonostante la genialità di Eco o di qualcun altro, non sia, cioè, come dire, sono contento di aver avuto quei maestri che ho avuto, ecco, che mi hanno formato la testa in quel modo. Però avrei dovuto sì laurearmi con Spinazzola e poi, però non l'ho fatto, ma con Vittorio siamo rimasti molto amici, ogni tanto ci vedevamo, scherzavamo. È sicuramente Spinazzola una delle teste più belle che ho incontrato nella mia. Sono di quelle che ringrazi di aver incontrato, perché ti aprono il cervello e ti aiutano a ragionare. Sì, no, no, ma infatti il libro che tu hai citato prima, boh, anche secondo me rimane un libro tuttora validissimo e ricchissimo di spunti, tra l'altro molto in anticipo sui tempi, no? La sensazione è Ma che fosse forse un pochino. il povero Spinazzola, che si grattava sempre il pollice, aveva un pollice, era sicuramente stato, come dire, frustrato dalla vecchia struttura del PC, che l'aveva costretto a, come dire, a non seguire fino in fondo i propri studi, i propri intuiti, perché il PC allora si muoveva coi piedi di piombo, e lui quindi
poi aveva detto, ha fatto delle cose egregissime di storia della letteratura italiana, Manzoni, l'Ottocento, tutto quello che vuoi, però sul cinema, su quella passione che aveva, quell'intuito che aveva, proprio tutto sulla capacità gramsciana di analizzare il cinema popolare, di capire l'importanza del cinema popolare ai tempi di Aristarco, ai tempi di Visconti, ai tempi di queste cose qui non si poteva neanche prendere in considerazione. E è stato, ahimè, come dire, secondo me ha pagato proprio con un po' di tensioni interiori che ogni tanto si vedevano. Lui si grattava sempre il dito, era sempre che faceva così. Vabbè. No, no, ma infatti la sensazione è che sia stato costretto in qualche modo a contenersi, perché Esatto. invece se si legge il suo libro, ora prima stavo pensando, ci raccontavi di Totò, le sue intuizioni, le sue osservazioni, le sue riflessioni, le sue analisi, soprattutto sul cinema popolare, sono veramente tuttora, penso, valide e quindi era molto in anticipo rispetto ai tempi, però probabilmente una certa ortodossia, una certa rigidità, una certa ortodossia Erano legata. altri anni, gli anni 60. Se tu vai a riprendere, dovrebbe andare a riprendere i suoi articoli su Ferrania Color, scriveva delle cose. Vabbè. Ma Tanto la Ferrania è nessuno l'ha ancora studiata, affrontata, ma porca miseria, perché abbiamo perso la supremazia nella pellicola colori che aveva la Ferrania, eh? Lì bisogna studiare ancora. Il cinema italiano va affrontato. questo è un argomento da tesi, forse di dottorato. Esatto. E poi no, un'altra curiosità, perché credo che il tuo regista preferito rimanga Orson Welles. Non lo so se rimane Orson Welles, nel senso che cioè, Orson Welles è un po' come Kubrick, con l'età. Sono geniali, grandissimi, però non ti viene voglia di vederli tutte le sere così tranquillamente. Questi mesi maledetti di pandemia, dove sei a casa, dove hai delle cose da vedere, però ogni tanto dici hai voglia di vedere una cosa che ti mette in pace col mondo e con te stesso. Un film di Welles non vai a rivederlo. Anche di Lang. Poche cose, il contrabbandiere di Moonfleet, il sepolcro indiano, ma tu avresti voglia di rivedere Metropolis, no? Cioè, nel senso che è un capolavoro assoluto, mi levo il cappello, però cioè, sai qual è il film che ho rivisto di più in questi film classico, che ho visto di più? Un uomo tranquillo. Perché John Ford è assolutamente come dire. Ho dovuto scrivere una cosa su Godard. Ho trovato una frase che diceva che John Ford è il cinema allo stato nella sua semplicità e nella sua immediatezza. È verissimo. Non pensa, non inquadra mai le cose pensando che deve far vedere, deve inquadrare in una maniera. Welles, ogni inquadratura era una storia. Era un momento di riflessione teorica su quello che bisognava fare. Ford ti rappresenta le cose come sono, con un'immediatezza e con una forza, poi vabbè, lasciamo perdere. Però certo, Orson Welles ha lasciato qualche segno nella mia vita. Eh sì, no, 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 direi, insomma, molti segni. No, e poi un'altra questione è quella relativa alla critica, nel senso che è evidente che ormai da molti anni, io ricordo, ormai insomma, sto riferendo a diversi anni fa, ma un tempo c'era il gusto di sfogliare i quotidiani e di andare a leggere le recensioni dei critici e ogni quotidiano aveva in realtà ben più di un critico, almeno i quotidiani di un certo peso. Mentre oggi, sto dicendo un'ovvietà perché se ne sono accorti tutti già da molto tempo a questa parte, in realtà la critica cinematografica, la figura del critico militante e anche la recensione intesa come tuttora io forse in modo un po' nostalgico la intendo, non esiste quasi più, nel senso che ci sei. C'è Mereghetti, ci sono altri critici, però i quotidiani, ad esempio i quotidiani, affidano
le pagine legate agli spettacoli e soprattutto al cinema, anche quando si tratta di inviare corrispondenti nei festival, a giornalisti. Cioè, diciamo che i loro contributi sono più che altro di colore. Tu pensi che questa tendenza sia ormai inveterata, sia ormai recuperabile? Insomma, non lo so, non so bene, non voglio fare delle previsioni. Penso che questa trasformazione, questo passaggio, diciamo, dalla critica al colore, tanto per dire le cose, poi con tutte le sfumature del caso, sia fondamentalmente dovuta alla, come dire, alla paura dei direttori o dei proprietari dei giornali di perdere troppi lettori e quindi di fare un giornale allegro, leggero, pieno. Cioè, ti ricordi quando si diceva che Paolo Mieli, direttore del Corriere, allora, parlo di 15 anni fa, raccontava, aveva messo la fotografia di una delle principesse di Monaco, non mi ricordo se Carolino o qualcun altro, che si era fermata a fare pipì durante una passeggiata, era stata fotografata mentre si accucciava a terra, cose di questo genere. Sembrava uno scandalo. Era, come dire, l'inseguimento, pensare di poter contrastare la caduta di vendita dei quotidiani in questo modo, inseguendo la televisione, inseguendo l'effimero, inseguendo queste cose, ha portato a, tra le altre cose, anche a questo. La cosa curiosa è che, per esempio, non succede nello sport, dove nello sport chi si occupa di calcio, per esempio, è qualcuno che il calcio lo capisce. Vuol dire, Gianni Mura, che adesso non c'è più, però, vuol dire, era uno che si portava dietro i lettori, come prima era stato Brera, nel senso che erano persone che volevano leggere uno che capisse di calcio. E però il calcio è sicuramente più popolare del cinema e quindi in qualche modo si può spiegare. Io però penso che se i quotidiani, proprio i quotidiani di carta, possono avere un futuro, sia nel futuro che hanno preso, che stanno indicando giornali come il New York Times, come Le Monde, cioè dei giornali molto attendibili e molto, come dire, autorevoli in tutti i campi, la politica estera, la politica interna, quello che vuoi tu, ma anche la critica cinematografica, la critica letteraria, la cultura. Vuol dire, io ogni volta che, cioè, non vorrei passare per snob, però penso che quando sfoglio Le Monde, sono un vecchio francofono per età e per educazione, mi è più facile sfogliare un giornale francese che un giornale inglese, quando leggo Le Monde trovo sempre qualcosa da leggere, qualcosa di interessante, quindi sono disposto a comprarlo ogni giorno. Delle volte sui giornali italiani faccio fatica a trovare qualcosa che ho voglia di leggere, perché il titolo ti dice già tutto, per cose di questo genere. Io penso, e quindi da questo punto di vista penso che ci possa essere forse un futuro per un giornale che torni a essere autorevole e che quindi pensi che anche la critica cinematografica sia uno strumento importante, anche perché comunque il cinema è entrato nel nostro, come dire, vissuto quotidiano. Quante volte si sente usare, magari a sproposito, ma si sente usare un film, il titolo di un film, un argomento di un film per parlare. Il cinema è entrato, cioè, non è l'opera lirica è molto più limitata a un campo di, come dire, persone degnissime, però io spero che il cinema non debba finire come l'opera lirica, che per sopravvivere ha bisogno, come dire, di essere protette in questo modo. Adesso vedremo come ne usciremo da questa pandemia che sta cambiando gli equilibri cinematografici, distributivi e così. Però io spero che il
che i giornali seguono quella strada, quella che tra l'altro questi giornali stanno seguendo con risultati economici molto positivi. Quindi dovrebbe, certo, ci vuole un giornalismo di un altro tipo, ci vuole un impegno di un altro tipo. Vedremo, capiremo se sarà possibile. Io lo spero, diciamo. Comunque tu appunto ritieni che ci sia la possibilità? Io penso di sì. Continuo a sentire il bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire delle cose per cui non ho tutti gli strumenti utili. Quando leggo delle recensioni letterarie di qualcuno di cui mi fido, quando leggo delle recensioni artistiche di qualcuno di cui mi fido, dico porca miseria. Sul venerdì ogni settimana leggo sempre la pagina di Montanari dove analizza un dipinto, perché mi apre un po' il cervello. E quindi perché no? Perché non deve essere la stessa cosa per il cinema? Speriamo. Certo, sì, in effetti non si capisce perché non debba essere più ritenuto necessario, credibile, necessario un signore, una figura dotato di competenze particolari anche in ambito cinematografico, così come tu l'hai appena ricordato, magari invece in altri settori, come ad esempio arti figurative, la storia dell'arte, accade ancora, giustamente, si verifica ancora una di questo tipo. Io ti volevo chiedere, è una domanda un po' rozza, ma insomma, com'è che tu recensisci un film? Cioè, quando vedi un film, quali sono gli aspetti su cui ritieni che si debba porre maggiormente l'attenzione? Naturalmente è una domanda un po' del cavolo, no? Perché poi dipende dal film, dipende dal tipo di approccio che probabilmente ogni film richiede, a differenza degli altri. Però presumo che tu abbia un tuo modo di avvicinarti anche in funzione poi della... Che cose... Diciamo che una delle cose che tengo presenti fondamentalmente quando affronto una recensione è il pubblico che mi legge. Sembra una cosa stupida, ma ho imparato da quando scrivevo per Ombre Rosse che bisogna pensare a chi ti legge. E in questo momento scrivo soprattutto per un quotidiano, diciamo, generalista come il Corriere della Sera, con un pubblico non necessariamente cinefilo, e quindi penso che la cosa fondamentale sia quella di offrire a chi mi legge gli strumenti che possano servire per entrare nel film e cercare di capire perché quel film possa essere interessante. Certo, devo anche usare un po' della mia capacità di scrittura per interessarlo al film, per fare in modo, cioè sono convinto che in fondo quando faccio una recensione, io ne scelgo di solito una alla settimana per il Corriere, quindi cerco di scegliere un film su cui vale la pena di discutere, di approfondire, su cui vale la pena di scrivere 70 righe, non sempre succede, e quindi cerco di essere un po', vuol dire, di scelgo dei film che mi piacciono nel possibile, che mi sembra che si possano difendere, e cerco di trasferire questo entusiasmo, tra virgolette, al lettore. Quindi queste sono due, come dire, elementi che stanno prima di qualsiasi tipo di analisi, nel senso che so che, cioè, quando scrivo per una rivista, o scrivevo per Lo Straniero, per Ombre Rosse, per chi volete voi,
sapevo che potevo usare un altro tipo di linguaggio, che potevo, che avevo degli interlocutori, dei lettori che capivano delle cose, invece altre non le capivano, e cose di questo genere. Quindi questa è la prima cosa. E poi quali sono, cioè, poi diciamo, so benissimo che ho uno spazio limitato. Questa è una cosa fondamentale, secondo me. Sapere che non posso scrivere tutto quello che mi viene in mente. E quindi in questo spazio limitato devo cercare di trovare quegli elementi che mi possano aiutare, che possano aiutare chi mi legge a cogliere il senso di un film. Io sono convinto che ogni film in qualche modo ha una ragione ultima per cui è stato fatto, che può essere far ridere, far piangere, far incazzare qualcuno, dimostrare che il regista è un genio, dimostrare che un attore è il più grande mattatore del mondo o tante cose messe assieme. Ecco, io penso che la cosa fondamentale sia capire qual è la ragione per cui, la ragione ultima, più profonda, al di là del portare la gente al cinema, al di là di questo, per cui un film è stato fatto, e quindi cercare di trasmettere a chi mi legge la ragione per cui vale la pena di vedere quel film. Quel film è stato fatto per questo, quel film è stato fatto come dire, quel film ha un senso profondo, e cerco di cogliere quel senso e di spiegarlo. E per spiegarlo posso utilizzare, come dire, qualche volta utilizzo degli elementi che sono di tipo, diciamo, più interpretativo, più tecnico, più narrativo. Ogni film ha una, diciamo, i film su cui vale la pena di parlare hanno una loro complessità, hanno una loro ricchezza di riferimenti, e queste cose possono aiutare a capire perché un regista utilizza certi riferimenti culturali o visivi invece che altri. Non lo fa a caso, lo fa perché vuole forse spiegare o è stato influenzato da qualcosa. E quindi cercare nel possibile, nelle 70 righe, 68-70 righe che ho a disposizione, cercare di mettere questi elementi. Cosa mi colpisce di solito di un film? Io devo dire che la prima volta che vedo un film cerco di seguire la storia che vuole raccontarmi. Sono molto, molto semplice, molto tradizionale. Mi piace stare a vedere che storia mi racconta quel film. Certo, come dire, per certi film è un po' arduo. Non dico i film dell'avanguardia o Hollywood, però anche un film di Bresson, per esempio, come dire, non sempre sa prendere, certo, ha altre qualità, altre caratteristiche fondamentali, ma diciamo, di solito mi faccio prendere da questa dalla storia. Poi magari vedendolo la seconda volta, perché i film vanno visti almeno un paio di volte, io cerco di farlo per i film che recensisco, cerco di farlo il più possibile. Ai festival no, ma per i film della settimana cerco sì di vederlo più di una volta. Almeno 2 volte. Cerco sì, soprattutto i film che sono complicati, cerco di vederlo. Evidentemente, come dire, ho qualche vantaggio, sono il critico del Corriere, quindi me li fanno vedere, ecco, perché non è proprio. Però, perché ormai è invasa questa mania di che bisogna fare la recensione prima che il film esca. Una volta si andava al cinema, si vedeva e uno stava, adesso invece no. Ecco, cerco di vedere, e nella seconda volta, quando, come dire, ho chiaro con la struttura del film, cerco di cogliere meglio magari certe sfumature, certe cose che magari la prima volta uno non necessariamente era capace di, cioè riusciva a vedere immediatamente. Ecco. Perché io penso che un film sia un'opera complessa. Conosco come si fanno i film, so la fatica che si fa a scrivere le sceneggiature, a girare, sono stato spesso sui film, ho lavorato un pochettino nel mondo dell'audiovisivo, ho lavorato per 1 anno e mezzo in pubblicità, e quindi so come diavolo si costruiscono, la fatica che si fa. E poi, come dire, quando ho chiaro queste cose,
cerco di capire quali possono essere le cose più importanti per trasmettere da una parte l'entusiasmo, la voglia di andarlo a vedere e dall'altra parte il senso profondo di questo film, come dire, cercare di spiegare che guardate, questo film sembra noioso, sembra così, sembra ostico, ma poi invece se capite il meccanismo è tutto, tra virgolette, molto chiaro, molto. Tanto per fare un esempio wellesiano, se dovessi fare la recensione di Quarto Potere, non farei soltanto la storia, perché lui incastra le storie così, ma cercherei di spiegare come Wells cerca di distruggere le certezze dello spettatore abituato a un tipo di cinema molto classico e quindi molto semplice da leggere, che ti indirizzava l'occhio dove voleva lui, e invece Wells questo occhio lo cerca di spezzare, cerca di metterlo in crisi, di mandarlo un po', come dire, fuori fuoco e fuori fase, con dei tanti piccoli giochini che poi non so, diventano spettacolari. Nella Signora di Shanghai diventa il labirinto di vetro che rompe, che rimanda le cose. Cioè, ecco, cercherei di fare una cosa di questo genere. È chiaro che dovendo scrivere 70 righe non posso dire tutto. E però, secondo me, questo è un esercizio molto utile perché mi costringe a selezionare le cose che secondo me sono importanti e che sono quelle, lo ripeto, che mi aiutano a capire meglio il senso di un film. Perché un film non è soltanto una storia, è una storia, ma c'è qualcosa di più dietro questa storia e quindi varrebbe la pena di capirlo, di farlo. Questo dei limiti della scrittura è una delle ragioni per cui preferisco la carta al web, nel senso che il web ogni tanto ti permette di scrivere tutto quello che vuoi, però alla fine rischi di perderti un po'. Invece, dire, non possiamo passare la vita a leggere tutto, di tutto, di tutto. Ecco. Vabbè, No, sto andando fuori tema. Ho spiegato le cose. stato chiarissimo, sei stato esaurientissimo e mi hai anche letto nel pensiero, quindi hai doti anche di preveggenza, perché stavo per chiederti qual è il tuo atteggiamento nei confronti della critica, web critica, insomma, della critica sul web, però in qualche modo mi hai già No, ma risposto. come dire, io mi rendo conto di essere un privilegiato, di poter scrivere su un giornale che la gente, se vuole, compra e legge. Però, come dire, frequento alcuni critici che hanno dei blog, che hanno delle cose. Certo, come dire, frequento quelli che secondo me hanno qualcosa da dire. Non che sono con cui io vado necessariamente d'accordo, perché come tutti sanno, non ci sono due critici che pensano la stessa cosa nello stesso, assolutamente. Come dire, è il lavoro più individualista della terra. Per fortuna, esatto. Però dei critici che hanno una visione del cinema che mi interessa. Non a caso, secondo me, i due critici su cui ho letto e mi sono formato di più sono apparentemente agli antipodi. Goffredo Fofi e Adriano Aprà, come dire, nel senso che erano due riviste, Ombre Rosse e Cinema e Film, che all'inizio degli anni 70 sembravano su due barricate diverse, poi invece sotto sotto, non dico che difendessero gli stessi film, ma in qualche modo avevano lo stesso passione lo stesso cinema. Però, come dire, delle volte ognuno sottolineava di un film una cosa che magari l'altro non sottolineava e viceversa. Ecco, io leggo delle, non so, Filmidee, per esempio, è un sito che frequento molto, perché mi sembra che ci scrivano delle persone che hanno molto senso. Cineforum, il sito di Cineforum è diventato sempre più interessante. Il problema è che, come dire, bisogna, scelgo delle persone che dopo aver letto una, due o tre volte mi sembra che valga la pena di continuare a leggere. Ce ne sono altri che invece non mi interessa leggere perché magari qualche volta sono geniali, ma spesso mi sembra che non mi aiutino a capire, ecco.
Leggo, frequento molto il sito di Slate dove scrive Frodon, che per esempio è una persona che stimo moltissimo, di cui io sono contento di essere amico. Cerco di ogni tanto, adesso forse un po' meno, ogni tanto leggevo quelli degli Inrockuptibles francesi, che sono però ogni tanto si perdono, si fanno perdere dal loro piacere di épater le lecteur, ecco, di stupire chi legge, per cui però continuo a leggere, continuo a essere abbonato sia ai cahiers che a Positif, che spesso si punzecchiano l'un l'altro, ma che però, come dire, da due punti diversi hanno delle visioni che mi interessano. Così non ho una prevenzione contro la critica sul web, se non un po' l'attenzione al fatto che le lunghezze, cioè lo spazio è fondamentale, avere dei limiti è fondamentale. Il web tende a farti credere di non avere dei limiti, e questo, come dire, secondo me è negativo, perché non ti costringe a ragionare per prima, cioè, ma quali sono le cose che devo dire? Quali sono le cose importanti? Per me, per un critico, questo è fondamentale. Però non ho delle prevenzioni. Sicuramente, come dire, non sono sui social, nel senso che non sono su Facebook, non sono su Twitter, e soprattutto non mi interessa questo inseguirsi, insultarsi. Io mi ricordo che una volta, quando si usciva dalle proiezioni, bisognava avere la battuta pronta per, come dire, far ridere quelli che erano con te, di stroncare in 2 secondi. Grazie a Dio sono un po' vecchio, ho i riflessi lenti, mi nascondo dietro queste cose e quindi cerco di pensare ai film, di vederli 2 volte, ecco, magari prima di dire delle battute. Poi è chiaro che le battute di Enrico Lucherini erano divertenti. Canina Canini per Vanina Vanini era un'idea geniale. Peccato che il film invece fosse bello, che l'Almilo fosse tutt'altro che un cane. Ma però delle volte il piacere della battuta rovina. Ecco, ci sono dei critici che per il piacere della battuta venderebbero la mamma. Io cerco di. Mi ricorderò sempre un articolo di Rosenbaum, Jonathan Rosenbaum, che è un grandissimo critico americano, che una volta aveva fatto un pezzo dove, come dire, cercava di difendersi dal fatto che la sua mamma si lamentava sempre perché non trovava mai le sue frasi sui giornali messe come da ritagliare, perché lei voleva metterle sul frigorifero e far vedere che suo figlio era bravo. Ecco, questa cosa, io quando scrivo cerco nel possibile, qualche volta mi sfugge, ma cerco nel possibile di fare delle frasi che non vadano bene per gli strilli pubblicitari, proprio perché è proprio un modo di affrontare la critica fondamentale. Non scrivo perché gli altri dicono: ah, guarda che genio, così. Ci sono dei colleghi che qualche volta preferiscono la frase a effetto. E vabbè, sarò forse un pochettino più noioso, però le frasi a effetto rischiano poi di perdere di vista la qualità del film, ma di dimostrare soltanto la propria intelligenza. Presunta intelligenza. Presunta intelligenza. Presunta intelligenza, ecco. E invece io penso che la critica sia una cosa seria, importante, e che quindi le frasi a effetto poi qualche volta scappano. L'ultimo Festival di Venezia mi sono lasciato andare per cercare di difendere il film della Nicchiarelli, che mi piaceva molto in un certo momento. Lì però uno esce al volo, disfa subito. I festival sono un posto pessimo per la critica, nel senso che non hai mai il tempo per pensare, ti tocca scrivere dopo un'ora e mezza e qualche volta è un po' troppo presto. Sì, no, io sto scherzando, ma non del tutto. Io ho ritagliato un tuo articolo recente in cui sostanzialmente, in modo molto diretto, in modo anche molto efficace, ti scagli contro i verdetti, anzi, e Cosa ho vieni. scritto?
No, mi ricordo. E poi non lo dico. No, qua leggo un'edizione macchiata da Verdetto e tu appunto scrivi Nomadland non è certo un capolavoro, ma un buon film medio. Mi riferisco all'ultimo film Festival di Venezia, sì. Ultimamente recitato, ma diretto da una regista che sembra chiedersi solo se inquadrare un tramonto o scegliere l'alba, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi no, lo trovo molto, per quel che conta, insomma, il mio punto di vista, il mio giudizio, trovo molto onesto il fatto anche che tu sia uscito allo scoperto. Che proprio... ogni tanto è fondamentale parlare male, cioè no, non parlare male, mettere in evidenza i difetti delle cose. Ogni tanto lo faccio anche per soprattutto per il cinema italiano, perché poi però nei pezzi finisco sempre per dar la colpa a me, dico, ma perché mi infervoro così tanto? Perché non, cioè, nel senso che ogni tanto vanno fatti presenti a questi giovani registi che si considerano autori prima ancora di aver fatto il primo film, come dire, cioè Hitchcock ha impiegato 40 film prima di essere considerato un autore e poi ci è voluto anche lì. Qui ormai sono autori quando vanno all'asilo, hanno fatto il primo corto col papà e sono già un grande autore. E ogni tanto bisogna... Poi ti dico, nel caso specifico di quell'articolo era il Festival di Venezia di quest'anno, che era già un miracolo che ci fosse stato, che era fondamentale che si dimostrasse che si poteva tornare al cinema, tutte queste cose qua. Quindi poi, però, francamente, se ogni tanto si riflettesse su come si fanno le giurie, non pensassero soltanto a mettere dei nomi, tra virgolette, popolari, ma o diciamo di glamour, ma se hai bisogno di un presidente che faccia i titoli benissimo, ma di fianco gli metti qualcuno che pensa, che è capace di spiegargli, che guarda queste cose qui. Poi il film avrebbe vinto lo stesso, questo di Nomadland, perché però c'erano altri film che secondo me erano belli e che la gente ha dimenticato, proprio perché la gente non capisce che film ha davanti. Se posso dilungarmi, no, momento, è fatto meglio per noi. Per un film che forse hanno visto tutti, La La Land. La La Land, tutti dicevano, no sì, però Fred Astaire è un'altra roba, quando non ballano come Fred Astaire e Ginger Rogers, i due, ma il senso del film non è quello. Il senso del film è proprio dimostrare che oggi è impossibile fare un musical come il musical classico, perché il mondo non è più disposto a credere che alla fine le cose finiscano bene. Il musical era un modo per raccontare che la realtà poteva andare a suon di musica, tra virgolette, e a suon di musica finiva sempre, come dire, in gloria, con la marcia finale trionfale, dove lui e lei si baciavano e si sposavano, pensate a Cantando sotto la pioggia, no? Perfino la ragazzina che viene umiliata, poi alla fine invece diventa trionfante, tutti applaudono, tutto quello che volete. Ecco. Vuol dire, La La Land racconta una storia diversa. La La Land non a caso, a un certo momento c'è a metà proprio una specie, dopo che i due hanno ballato sulle nuvole nell'osservatorio dove avevano girato Gioventù Bruciata, così nel momento del massimo di finzione c'è una dissolvenza sul nero, come se il film dura poco, si taglia e il film comincia e cominciano i problemi. L'amore tra i due si scontra, uno va a fare il cantante in giro, l'altro non riesce, una fa come si chiama, uno spettacolo teatrale che non vuole vedere nessuno, e poi quando il provino la fanno, però le loro storie finiscono. Cioè, il film racconta l'impossibilità oggi di fare un musical tradizionale. Quindi è stupido dire che non ballano come Fred Astaire e Ginger Rogers, perché non possono più ballare come Fred Astaire e Ginger Rogers. Non ha senso ballare come loro, fare un film dove loro sembrano perfetti. Non ha senso. Questo però, come dire, è questo il senso di La La Land.
Poi ci sono le cose bellissime, trascinanti, l'apertura, l'ouverture in mezzo all'autostrada, tutte queste cose qua. Miss Marx quest'anno era la stessa cosa. Ah, ma come? Cioè, la storia di Adele H. rifatta? No, lei ha fatto una scelta. Poi uno può anche dire che questa scelta non gli piace, eh? Cioè, mica dice per forza deve essere un capolavoro, ma il senso del film è proprio quello di raccontare una storia che potrebbe essere un melodramma strappalacrime come Adele Ash, oppure potrebbe essere un film freddo e razionale come i Melody Fassbinder, che raccontavano la vita ghiacciata sul fondo perché in qualche modo non voleva partecipare alla loro passione, invece cercare di raccontarla in mezzo, cercando di, come dire, il suo impegno politico, però senza sottolineare, senza schiacciare troppo un percorso, invece che senza accettare, cioè scendere molto su un terreno invece che un altro, cercando una linea di mezzo che sapesse mantenere le due cose in una maniera anche, tra virgolette, sorprendente. Poi uno può dire che non ha voglia di vedere un film così, che vuole vedere un'altra cosa, e è sacrosanto. Ma prima devi capire che film hai davanti, e poi giudichi. Cioè, l'abbiamo imparato per il cubismo, per Pollock, per Mondrian, e perché non possiamo impararlo per il cinema? Certo. Ho fatto la mia intemerata. No, io... volevo farti alcune domande, al tempo stesso mi stanno giungendo, mi stanno arrivando da Diego, mi sta arrivando la segnalazione di alcune sollecitazioni che arrivano attraverso YouTube. E allora io provo intanto ad andare avanti per la mia strada. Io poco fa, alcuni minuti fa, hai pronunciato il verbo stroncare e quindi... volevo chiederti, secondo te, quanto è importante che comunque il momento valutativo, cioè il momento in cui penso necessariamente, dopo aver capito come rivolgersi al pubblico che ti leggerà e anche dopo aver cercato di offrire a questo stesso pubblico gli strumenti per comprendere il film, naturalmente deve esserci, immagino, che tu contempli anche il momento in cui comunque ti esponi ed esprimi un giudizio, talora anche severo, se necessario. Assolutamente sì. Alla fine, come dire, il compito del critico è proprio quello di aiutare chi ti legge a capire se vale la pena o non vale la pena di vedere quel film, di leggere quel libro, di ascoltare quel disco. Come dire, è da questo punto di vista è fondamentale una roba del genere. È per quello che in qualche modo difendo nel mio dizionario il fatto che c'ho sempre le palline, cioè quelli che dicono le palline, le stellette. Certo, non c'è soltanto quello, vuol dire, uno mette le stelle e poi però cerca di spiegare perché, se no non sarebbe un giochino assolutamente stupido, ma il giudizio qualitativo sul lavoro è un momento fondamentale della critica, se no non avrebbe senso, come dire, sarebbe un lavoro incompiuto. Uno scava, scava, scava e poi si finisce come ai tempi della semiologia, dove Topolino e la Divina Commedia erano analizzati nello stesso modo. Benissimo. Poi però devi spiegarmi perché la Divina Commedia è più bella di Topolino. Perché non ci sono santi. È più bella la Divina Commedia di Topolino. Non ci sono santi. E quindi, come dire, il giudizio qualitativo è fondamentale nel lavoro. Può essere un giudizio anche molto duro, molto critico. Poi io sono un critico, sono una persona, spero, educata, e quindi penso che non servano le frasi a effetto, le stroncature, come dire, di quelle, fa schifo, cose di questo genere. No, uno cerca sempre di spiegare perché un film ha delle mancanze,
però che le mancanze ci siano, quello bisogna dirlo assolutamente, non si può nascondersi dietro il giri di parole e cose di questo genere. Questa cosa mi ha portato, come dire, a non essere molto amico dei registi, ma il lavoro del critico è un lavoro solitario. Poi con qualcuno ci conosciamo, abbiamo qualche volta, cioè, come dire, ciao, però, come dire, non ringrazio molto di vivere a Milano e quindi di non vivere a Roma e di non essere costretto a accettare gli inviti nelle terrazze, nelle cose dove in qualche modo sono tutti amici, non capisci mai, cioè, no, niente, sino a Milano lontano, ho scoperto che qualcuno mi ha soprannominato il Grunch, nel senso che pare che sia sempre troppo un po' così ostico nelle cose, un po' burbero. No, sono diretto, una cosa mi piace, non mi piace, mi dicono le cose, cioè, ti è piaciuto? No, non mi è piaciuto, scusa, posso dirlo che non mi è piaciuto? No. Cioè, succede, però bisogna dirlo, se no... Sì, e poi penso che la distanza dai registi in questo senso aiuti, perché altrimenti poi diventerebbe difficile, imbarazzante, o comunque anche solo difficile esprimere un giudizio, se necessario, non positivo o non pienamente positivo. No? Sì, assolutamente. Questo è assolutamente, non, come dire, penso che la critica cinematografica, che il cinema adesso, negli anni 60, i critici che si imposero allora difendevano a spada tratta un cinema contro un altro. Si poteva fare una roba del genere, nel senso che c'erano cinema diversi, che c'erano il tempo delle Nouvelle Vague, figurati. Adesso faccio un po' fatica a pensare a questa cosa qui, è sicura, e soprattutto faccio fatica per quello che è il mio compito di recensore, diciamo, per il Corriere della Sera, perché nel Corriere della Sera è chiaro che cerco di affrontare un'opera mainstream in qualche modo, quella che arriva nei cinema. Una volta ogni due anni riesco a fare un pezzettino in difesa di Gianicchian Ricci Lucchi, benissimo, sono contento, ma però non è il mio compito tradizionale. Faccio un'altra cosa, non scrivo sui Cahiers di Cinema, scrivo per il Corriere della Sera, devo tenerla presente questa cosa, e quindi mi sembra importante. Poi, dire, ci sono dei film che mi entusiasmano e cerco di trasmettere l'entusiasmo anche sulle cose, nelle cose che scrivo. Perché no? Ho dei film che mi fanno rabbia e per cui c'è adesso non voglio esagerare la mia importanza, però, come dire, sicuramente non sono un fan di Tarantino. Ma non perché secondo me lui fa un film bello ogni 5, ogni 4, non lo so, nel senso che negli altri gioca a fare Tarantino. E siccome non mi diverto più a giocare con i soldatini, non mi diverto più a giocare a fare Tarantino, quando lui fa Tarantino, dico, va bene, ho capito che sei bravo a fare queste cose, però chi se ne frega? Come dire, è un altro... Cioè, hai fatto altri film e fai delle altre cose, ecco. Volevo farti una domanda, poi magari lasciamo spazio alle sollecitazioni che arrivano attraverso per ora YouTube, ma probabilmente anche tramite Facebook o comunque direttamente dagli studenti tramite Zoom. Io volevo chiederti, stiamo per approdare al dizionario, cioè al Mereghetti. È diverso l'atteggiamento che assumi quando devi scrivere una scheda su un film per il dizionario rispetto a quando invece recensisci un film, magari anche lo stesso film che è inserito nel dizionario, nel caso in cui il film sia un film recente, sul quotidiano? Immagino di sì. Sì, è differente. Primo perché le schede per il dizionario sono sicuramente più meditate. Il film è stato visto, digerito, magari rivisto, ne abbiamo discusso con i miei collaboratori per dire ma cosa pensi a me,
prima cosa. Secondo, perché quando scrivo sul Corriere della Sera cerco di invitare il lettore ad andare a vedere quel film, se penso che quel film valga la pena di vederlo. Quindi non soltanto sono di manica un pochettino più larga, non da promuovere chi dovrebbe essere bocciato, però come dire, da dare un aiutino, una mezza stella in più al film in modo che la gente abbia voglia di andarlo a vedere. E poi devo dire che nelle schede del dizionario, non sempre mi riesce, però nelle schede che mi sembrano più riuscite, c'è una certa attenzione alla efficacia della lingua, direi da vecchio amante della Bauhaus, per cui deve essere proprio, come dire, niente di troppo, non c'è un avverbio di troppo, non c'è un aggettivo di troppo, non c'è una virgola di troppo. Cerco di essere il più possibile semplice, chiaro, lineare. Quando scrivo sul Corriere, come dire, so che, adesso non, che devo avere una certa, anche una scrittura più semplice e più facile, ecco, magari più accattivante. Ecco, le schede non penso che siano mai accattivanti, dovrebbero essere il più possibile oggettive. Poi non mi riesce sempre, non riesce sempre. Ho già cominciato a rivedere delle schede pubblicate, dice, ma qui avrei limato una roba in più. Poi il tempo, come dire, uno non può, non è come una poesia che uno ci passa la vita sopra, no? Però sono un po' come Coppola, che anche lui ogni tanto rifà i film, cambia il finale, rimette a posto il montaggio. Come dire, anche i registi ogni tanto fanno una roba del genere e io lo faccio per le mie schede. Certo, no, io a questo proposito ti pongo una domanda. Non credo ci siano problemi di privacy, so, posso dire il nome Certo. del Simone D'Abroni, me l'ha segnalata Diego Cavallotti, quindi arriva attraverso il canale YouTube. La leggo, scrive: sarebbe interessante sapere come funzionano le rivalutazioni sul dizionario. Ogni tot anni determinati titoli vengono rivisti e possono cambiare le stelle, mentre certi film rimangono sempre gli stessi o cambiano drasticamente da peggiore a migliore. Film come 007 al servizio di Sua Maestà, che prima era uno dei peggiori di sempre, che prima risultava uno dei peggiori di sempre, e ora è uno dei migliori di sempre. Quindi questo nostro ascoltatore, diciamo così, chiede: sarebbe interessante sapere se in futuro, se un domani, certi registi e certi titoli possono essere rivalutati improvvisamente. Fa l'esempio del Deserto Rosso o dei film di von Trier, oppure se invece si presume che il giudizio, No, magari negativo, rimarrà più o meno invariato. direi che su von Trier penso che il giudizio rimarrà invariato. Cosa succede? Succede che per ogni edizione cerchiamo, cioè, quando è uscito la prima volta il dizionario nel 93, tutte le schede erano state fatte sulla memoria, nel senso che non c'era altro modo di farle. Negli anni alcuni film sono stati. Alcuni registi sono stati rivisti, ripensati, o perché lo prendiamo come un impegno in questa edizione, per esempio, abbiamo questa edizione che uscirà fra qualche giorno, abbiamo rifatto quasi completamente le schede di Vaida, perché ci sembrava che i film valessero la pena, che valessero la pena, mettendo anche quelli che non c'erano. È uscito un mega cofanetto polacco immenso che pesa 32 kg con 40 film di Vaida commentati da lui, una cosa bellissima che sono riuscito ad avere. Quindi grazie a questo abbiamo rifatto i film di Bresson, dove naturalmente il giudizio cambierà forse per mezza stella in più o in meno, ma come dire, sempre quelli. Abbiamo però rivisto anche per esempio, tutti i film di Avati,
Pupi Avati, cercando di capire un regista un po' discutibile che non mi piace, non che l'abbiamo rivalutato assolutamente, però i film, vedendoli un po' tutti assieme, uno riesce a farsi un occhio. Abbiamo rifatto molti film di Verdone, i film di Nuti, che continuano a essere molto brutti, secondo me. Francesco Nuti proprio è qualcosa, cioè. E poi ogni tanto dei film che uno rivede e cerca di capire. Il film di 007, quel film è un po', questa edizione l'ho leggermente limato, quel giudizio di massimo entusiasmo. Però è vero che era un film che era stato accolto immediatamente male, perché dopo 6, 5 o 6, adesso non mi ricordo più, Sean Connery, veniva fuori questo Lasby che non si capiva bene chi diavolo fosse, e però la struttura del film è piuttosto buona. E lui non è in fondo quel cane, certo, come dire, il fidanzato tradito, la fidanzata che non trova più il suo Sean Connery preferito, sputa violentemente, però il compito del critico è magari quello di far capire, e siccome all'inizio era stato fatto proprio in qualche modo sull'onda di quel entusiasmo negativo, di quella visione negativa, quando poi l'abbiamo rivisto abbiamo deciso che valeva la pena, perché infatti non è soltanto che cambia da 1 a 3, cambia proprio la struttura come si chiama, della scheda. E poi ogni tanto ci sono dei film, cioè, che casualmente uno rivede. Perché è uscito in DVD, una nuova versione in DVD, perché finalmente si trova, è possibile trovarlo e vederlo. In quest'ultima edizione, per esempio, Chiamata per il morto ha un salto in avanti che sembra quasi ingiustificato. Invece, guardandolo, oltre al cioè, è veramente un film straordinario. Sono rimasto colpito dalla modernità, dalla capacità che ha questo film di coinvolgerti in questa storia. James Mason è immenso, la Simone Signoret anche. Ma Lumet, che di solito è considerato un regista di serie B, qui dimostra veramente di essere un grande regista. E forse mi è venuto il dubbio che forse alcuni film andrebbero rivisti di Lumet per ripensare un pochettino. Mentre invece so che darò del dispiacere a qualcuno, ma ho rivisto quest'estate, perché era uscito il DVD, Omicidi a luci rosse. Convinto di costringere, di offrire alla famiglia un'occasione imperdibile di vedere un film che non, che così, che era sempre un classico, ti assicuro che sono rimasto veramente molto, molto deluso da questo film. Un film che a tutti, che pesa, ci porta a tutti gli anni, un film che negli anni 80, quando era uscito, sembrava innovativo, cambiava e tutto, invece rivisto adesso proprio non regge il tempo. E quindi le rivisitazioni dipendono da questo. Come dire, uno rivede i film e dice: ma questo film continua a essere così bello come sembrava o così brutto come sembrava? No, come dire, ci sono dei film che vale la pena di giudicare diversamente. Poi, appunto, alcuni vengono rivisti tra virgolette in blocco oppure per pezzi. In questa nuova edizione abbiamo rifatto una decina, adesso non mi ricordo bene, di schede di Berman, perché i suoi film erano forse troppo delle schede, non per il cambiare il giudizio, dico magari cambia di mezza stella, ma perché valeva la pena spiegare meglio perché fossero dei bei film. Oppure ho rifatto tre film di Fellini, La città delle donne, Prova d'orchestra, Roma, Satiricon, perché valeva la pena di spiegargli meglio, di raccontarli meglio in una logica, diciamo, di servizio, nel senso che il dizionario non è soltanto da sfogliare per vedere se do 3 stelle o 2 stelle al film preferito, ma vorrebbe essere, almeno per me, uno strumento anche per ricordare i film, per cui spesso ho curato molto i riassunti dei film, perché mi sembrano importanti da questo punto di vista. Cioè, un bel riassunto aiuta a ricordare meglio un film, non soltanto lui, lei e l'altro, ma una roba un pochettino più complicata. Ecco.
Ed è comunque un esercizio di stile, anche quello, insomma. Vabbè. Non sembra, ma in realtà è come se lo è. Si fa, si cerca. Certo. Senti, provo a leggere qualche altra domanda. Alcune sono in tema, altre ormai sono in qualche modo superate, nel senso che siamo andati avanti. E provo, aspetta che ci arrivi, poi ora un secondo solo. E ad esempio, qualcuno ti ha chiesto, cerco di recuperare anche il suo nome, se Raffaele Petrini scrive una curiosità dal lettore affezionato, c'è stata, è una domanda, c'è stata nella sua carriera di critico una stroncatura di cui col passare del tempo si è pentito maggiormente? Immagino di sì, però insomma, questo beh, certo, ce ne sono state tante, immagino. Una, per esempio, è stata il film di Polanski, di cui naturalmente in questo momento mi sfugge il nome, Luna di Fiele. Ecco, era un film che non so perché, ma quando l'ho visto mi aveva toccato forse qualcosa, ma aveva fatto proprio molta, molta rabbia. E ne avevo parlato, mi sembra molto male, proprio su Sette, in quelle colonnine che facevo così. Però invece è un film che non mi dispiace di aver fatto, di aver trattato. Che non meritava, insomma, un giudizio. Così, così male. Un'altra cosa, adesso qui svelo un piccolo altarino. La città delle donne. Quando ho visto La città delle donne a Milano, ho fatto la precedente prima per la stampa a Milano e poi c'era l'incontro con Fellini di un po'. E io che ero scemo, non c'è, a un certo momento pensavo di essere più furbo di tutti, ho chiesto a Fellini: ma lei che donne conosce per fare un film del genere? E lui si era un po' impasticato, era molto teso perché il film era stato contestato fin dalle riprese e quindi era una roba. Ah, poi c'era un altro che devo ricordare, adesso mi è venuto in mente un'altra stroncatura di cui mi sono pentito. E quindi poi a un certo momento avevo il registratore e mi sono accorto che il registratore era finito, per cui mentre lui parlava ho preso il registratore per cambiare la cassetta, per girare la cassetta. Lui ha detto: stronzo, stai attento, sto parlando. Poi si è pentito anche lui di questa cosa. Ma La città delle, cioè, ci sono dei film che quando escono, e questo è uno dei problemi che ha la critica, ti possono toccare dei temi, delle corde su cui fai fatica a ragionare, soprattutto quei film che vedono le cose in una, che sono capaci di vedere le cose in una maniera non così, come dire, in accordo con il sentire comune. Mi ricordo che sono uscito dalla proiezione di Bertolucci, Tragedia di un uomo ridicolo, a Cannes, chiedendomi: ma che cacchio di Italia conosce questo qua per fare un film del genere? Che film era? La Tragedia di un uomo ridicolo è un film che poi non mi era piaciuto allora. Sono passati gli anni e il film negli anni è cresciuto sempre di più. In questa edizione, dove ho rifatto per l'ennesima volta la scheda, arriva a 4 stelle. Perché mi sembra un film che era capace di leggere l'Italia, le contraddizioni dell'Italia, della borghesia italiana, che io allora non capivo, come dire, ero troppo partigiano di una certa visione, per cui facevo fatica. E quindi uno dei compiti della critica è anche quello di spogliarsi, se possibile. Uno deve avere le proprie idee, sacrosante, non soltanto sul cinema, ma anche, come dire, sul mondo. Però deve essere capace di capire fino in fondo le idee degli altri. Nel caso di Per Luna di Fiele non mi ricordo bene cosa diavolo mi avesse fatto un po' arrabbiare, ma nel caso di Bertolucci mi ricordo che proprio quest'idea di questa borghesia così un po' ambigua mi aveva dato molto fastidio.
fino all'avevo, ero uscito dalla, l'aveva fatto vedere a Cannes, ero uscito dalla proiezione proprio commentando con chi l'aveva visto con me, ma che Italia conosce questo. E invece aveva capito delle cose che con gli anni mi sembrano importanti. Si fanno le autocritiche, cioè abbiamo imparato dal compagno Mao che l'autocritica è fondamentale. E vado avanti con le domande. Allora, questa è una domanda che si riferisce a un argomento di cui hai parlato un po' di tempo fa, ma insomma, ci torniamo, alla critica sul web, perché un nostro contatto, il nome spero di leggerlo correttamente per quanto riguarda l'accento, Alessandra Mallamo, o Mallamo, non so bene, ti dice un'osservazione. È vero che sul web non ci sono limiti tecnici. Ma forse non ci sono, quindi non c'è una limitazione per quanto riguarda la scrittura, la quantità di battute o di righe, ma forse è anche vero che questi limiti sul web sono fisiologici per il fatto che il tempo di attenzione nella lettura online è più breve. No, è verissimo che il tempo di lettura online è più breve, ma sono limiti di chi legge, non di chi scrive. Certo, chi scrive dovrebbe essere capace di tenere presente questi limiti, questo assolutamente. La mia notazione non era tanto una critica contro l'online, ma era in qualche modo rivendicare il fatto che avere dei limiti, anche dei limiti rispetto all'esposizione, allo spazio d'esposizione, è qualcosa di importante che ti aiuta a selezionare le cose che devi dire, perché se no uno va a ruota libera, comincia a inanellare tutto quello che gli capita per la testa, e ogni tanto leggo delle sbrodolate sul web che poi mollo a metà perché non ce la faccio più, magari nella parte finale diceva delle cose geniali, però mi stanco prima e me ne vado, anche se, come dire, sono un signore che cerca di leggere fino in fondo le cose. Ora io sono un po' in difficoltà perché si stanno moltiplicando le domande e noi sono le 6:30, non so tu che limiti. Diciamo che mezz'oretta sono ancora disposto a concederla. Noi sino a 7:45, sto No, scherzando. guarda, mi sembra un po' troppo, 7:45. Andiamo avanti. Fino a 7:45 non ci chiudono dentro i software, però diciamo che mi sembra un po' eccessivo. No, io provo a leggerti. Allora, in parte Zoom, in parte YouTube, leggo una curiosità, Giuseppe Mattia. Durante l'analisi critica sulla sceneggiatura di un film, quali sono le cose fondamentali da tenere in considerazione? Non, la sceneggiatura è una cosa complicata da leggere. Io l'ho fatto per 2 anni per il ministero, dovevo selezionare i film a cui dare i soldi del ministero e devo dire che ho fatto un po' di fatica, nel senso che uno cerca di immaginarsi il film che ne verrà fuori, però non sempre. Dalla sceneggiatura uno riesce a capire. Di solito quando uno legge una sceneggiatura cerca di capire un po' la struttura narrativa, il modo con cui si incastrano i vari elementi, la qualità del dialogo, la finezza, la giustezza delle battute. Però non c'è la recitazione che è fondamentale, come dire, se una frase la dico io, aiuto Bagnino, se la dice Laurence Olivier è un'altra roba. E dall'altra parte anche nonostante ogni tanto nelle sceneggiature ci sia l'indicazione di come vengono inquadrate le scene, però e poi dal punto pratico cioè, diciamo che la sceneggiatura è un primo approccio per capire se vale la pena di insistere su una strada o no. C'erano delle sceneggiature che secondo me non avevano, per quelle che ho letto io, che non avevano la ragione per cui, cioè non avevano ragione per andare avanti, erano troppo o arzigogolate o troppo semplici o troppo, come dire, schematiche. Però è chiaro che una sceneggiatura è soltanto una storia, tra virgolette. Una storia e uno vede come questa storia è raccontata. Sì. Però
non è così semplice. Devo dire che è stata la cosa più difficile che ho fatto in tutti questi anni, cioè quella di poi ho visto alcuni film realizzati da quelle sceneggiature. Mi sembra che avessimo scelto senza fare degli errori pacchiani, però ci sono delle cose che non sempre ti sembra che funzionino perfettamente o che riesci a capire, ecco, a partire dalla sceneggiatura. Cerco di, come dire, farmi aiutare un po' dall'esperienza, da come immagino che il film possa venire. Però poi dico, cioè, non posso sapere se chi mi propone la sceneggiatura è un nuovo Orson Welles o un nuovo Mariano Laurenti. Questo è un po' complicato. Io vado avanti, non so, ho l'imbarazzo della scelta perché si moltiplicano da una parte e dall'altra. Io provo ora a dare la precedenza alle domande che leggo nella chat di Zoom. Ricky ti chiede: trova più difficile al giorno d'oggi entrare nel mondo della critica cinematografica? Teoricamente no, nel senso che ci sono moltiplicati gli spazi dove uno può scrivere, a cominciare dal blog personale che uno può inventarsi. Ai miei tempi uno, come dire, cominciava a frequentare ai festival, alle manifestazioni, un certo tipo di critica, un critico, un gruppo di critici, e poi pian piano, discutendo con loro, dicevo: ma se faccio questa cosa, benissimo, va bene. Cioè, era una questione di vicinanza e quindi di sintonia. Adesso, se uno vuole, tra virgolette, può scrivere quello che vuole. Certo, da qui a trasformare in soldi, cioè in uno stipendio, queste cose, questa volta invece è molto più difficile, perché quelli che sono disponibili, perché c'è questa proliferazione, è molto più complicato. Sono pochi i critici che possono permettersi di vivere facendo solo il critico. Siamo veramente pochi. E poi io vado avanti. Asus ti chiede: a proposito del rapporto tra critica e pubblico, la domanda è questa: per poter parlare di arte al grande pubblico nei quotidiani, pensa di dover rinunciare a scrivere su aspetti critici più approfonditi che altrimenti non verrebbero compresi, o cerca di volgarizzare, tra virgolette, per una maggiore comprensibilità? Io cerco di volgarizzare, nel senso che però devo tenere presente, cerco di spiegare come certe scelte tecniche o di regia possano aiutare a capire bene o meno bene il film. Certo che un conto è fare un saggio di un libro su un film dove inquadratura per inquadratura si spiega tutto, altro è invece un articolo per un quotidiano, per un giornale, che è sempre un articolo, come dire. Però lo sforzo è quello di, tra virgolette, volgarizzare. E poi è sempre, era Demetra Puddu, in realtà la domanda è tripartita, perché chiede, in secondo luogo, ti chiede a che livello il film può rivelare delle mancanze, narrativo o tecnico? In che senso può rivelare delle mancanze? Nel senso che, come dire, uno può forse giudicare il fatto che la storia non stia in piedi, spesso i finali sono raffazzonati, si decide di far finire in bene o in male un film in maniera forse un po' superficiale, oppure, come dire, si può vedere in un film proprio l'incapacità di costruire con le come dire, una volta si diceva: questo non sa dove mettere la macchina da presa. Non succede quasi più, nel senso che la tecnica si impara quasi all'asilo, lo stile un po' meno, la tecnica si impara. Però queste cose uno le deve notare. Di solito è più comune avere delle riserve sulla struttura narrativa, perché ti dico, la tecnica, se non è proprio che... Però ogni tanto c'è qualche film dove ti chiedi anche: ma questo qui, come dire, sembra Citti quando ha fatto il primo film, ha detto: ma dove metti la macchina? Tu dove metti la macchina? Nel garage.
Ecco, qualcuno che pensa a queste cose qua, cioè queste battute ancora. E c'era ancora una terza parte, diceva, in terzo luogo ti chiede qual è lo scarto tra il critico e l'artista? Fondamentale il talento, cioè, come dire, sono due campi completamente diversi. L'artista è uno che crea delle cose, il critico è uno che sta un piano, un gradino più sotto, come dire, sopra c'è l'opera. Bello o brutta non mi interessa, ma c'è l'opera, uno l'ha fatta, forse anche quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda, che uno è sotto, il critico sta sotto, no? Non è mai sopra l'opera. Io questo sono straconvinto. Anche delle signore di Certaldo, il fornello è sempre caldo, che come dire, è una delle. La Lupa Mannara, mi ricordo che è uno dei primi film che ho recensito quando facevo il vice di Morandini al giorno, che è una cosa agghiacciante, Gianfranco Baldanello, me lo ricordo ancora, e però, come dire, il critico sta sotto, non è, cioè, lo scarto è questo. Spero di aver Sì, risposto. penso di sì, almeno insomma, per quanto mi riguarda, per quello che posso dire, mi sembra che tu abbia risposto in maniera davvero molto esauriente. Poi Roberta Carta ti chiede, ritiene che oggi la figura del critico abbia perso in qualche modo l'autorevolezza di cui ha goduto nel corso degli anni o che comunque sia visto il critico in una maniera del tutto nuova dovuta anche alle trasformazioni che il mondo del cinema ha vissuto nel frattempo? Questo è sicuramente vero, soprattutto, però parlo soprattutto in Italia, dove c'è stata una specie di involuzione in generale della critica, del ruolo dell'intellettuale in generale. In Francia questa cosa non c'è, i critici sono ancora importanti. Certo, come dire, un critico non riuscirà mai a influenzare il destino di un film come Avengers. Nel senso che questi sono film che viaggiano su un altro livello di percorso, ma per altri film, in Francia per esempio, è importante. In America la critica è ancora. Certo, per i film che non sono quelli che hanno un lancio pubblicitario o di marketing talmente forte che schiaccia qualsiasi cosa, perché sono costruiti su un altro tipo di attesa, non sull'attesa del bello o del brutto, ma sull'attesa dell'avventura, dell'effetto speciale, del ritorno dell'eroe amato e cose di questo genere. Una volta i critici erano molto, come dire, blanditi anche dall'industria Temuti. cinematografica. Come? No, dico infatti blanditi e temuti. Sì, ma soprattutto che temuti, soprattutto blanditi, nel senso che cercavano di cercare. Cioè, adesso questa cosa non esiste quasi più, nel senso che l'influenza di un critico è veramente limitata. Io, a me dicono che in Lombardia, dove naturalmente il Corriere della Sera è particolarmente diffuso, a Milano, il mio giudizio positivo su qualche piccolo film può cambiare un pochettino il destino di questo film, nel senso che può attirare un pochettino più di pubblico, ma perché un pubblico colto, quello che legge il Corriere della Sera, che decide di andare al cinema, ma sui grandi numeri, l'influenza del critico, se vedemo. Sì, in effetti penso che penso influisca in misura veramente minima. Poi io ti incalzo perché le domande sono tante, tu dimmi se Dai, vai. finché possiamo andare avanti, finché te la senti di continuare. Francesca Sedda ti chiede, come critico, tiene presente la mancanza, l'assenza di rappresentanza di determinati gruppi di persone nei film? Mi riferisco per esempio, alla comunità LGBT. No, non tengo presente, nel senso che un dollaro d'onore, la comunità LGBT non ha, no, nel senso, come dire, ho rivisto recentemente Rebecca, perché ho visto il film che ha rifatto il remake che è andato su Netflix, che mi ha abbastanza deluso, anzi abbastanza molto, e ho deciso che il giorno dopo mi rivedevo il Rebecca di Hitchcock, che non mi ha deluso.
In tutte e due le versioni, e anche nel romanzo, il rapporto che c'è tra Mrs. Danvers, come diavolo si chiama, e la seconda moglie di Maxim De Winter, che non ha nome, per tenerla ancora più schiacciata rispetto, è chiaro, come dire, che il rapporto tra Danvers e invece Rebecca, tra la governante e Rebecca morta, ha delle sfumature di tipo lesbico, diciamo, nel senso che non è mai esplicitato anche nel romanzo, però si fa intuire che c'è stato un rapporto, come dire, non però il fatto che queste cose non siano dette non penso che sia importante, nel senso che nel film di Hitchcock queste cose sono fatte intuire, erano state cancellate volutamente dal codice AIS che impediva certe cose, però, come dire, le sfumature vengono capite. Perché devo pensare che se in un film non racconta, non c'è la presenza di un gruppo di colori, cioè trovo che l'ultima decisione cioè, se queste cose vengono ignorate, dovrebbero esserci, invece il film per pudore oppure per moralismo le nega, allora questo è un conto, uno lo capisce e dice così, ma non penso che ognuno racconti la storia che ha voglia di raccontare. Se servono, se questa cosa ci deve essere, benissimo, che ci sia, che sia raccontata come deve essere raccontata, nelle maniere sfumate di Hitchcock o nelle maniere esplicite di Cashish. Adesso faccio due esempi così. Benissimo, no? La cosa non è che questa cosa possa influenzare il mio giudizio critico, ma non penso, come l'ultima decisione degli Oscar, che un film per poter essere premiato con gli Oscar debba per forza contenere o un gruppo di colore o un gruppo di oppure un personaggio femminile. Ma ci sono dei, come dire, sono cresciuto col western, nel Dollaro d'Onore c'è la più bella dichiarazione d'amore che ho mai sentito al cinema, quando John Wayne dice a Angie Dickinson: se scendi così ti arresto, e lei capisce che finalmente lo ama perché non vuole che gli altri vedano le sue belle gambe. Ma però, come dire, nei film western ci sono, è un genere maschile, i melodrammi, i film con Bette Davis, sono dei generi più femminili, come dire. Ci sono dei limiti, delle ragioni, non penso che ci siano, che debbano per forza esserci queste cose. Cioè, un regista racconta cioè un film racconta quello che voglio di raccontare. E nel modo in cui regista. Nel modo in cui ci sente. Cioè, poi uno, vuol dire, cioè, Cashish ha raccontato come dire, l'amore tra queste due ragazze. Benissimo, nessun problema. Nel film dopo ha raccontato delle storie di sesso tra maschi e donne, non mica necessariamente deve essere che per forza ci deve essere un rappresentante di una categoria cioè da questo punto di vista la penso così. Io vado ancora avanti. Margherita Zonca ti chiede: quando le capita di recensire un film di carattere storico, qual è la sua attenzione nei confronti dei costumi? E a questo proposito, c'è un film sempre di questo stesso genere storico e costume che ha apprezzato in modo particolare? Diciamo che cerco di capire se i costumi sono funzionali al modo con cui vuole raccontarmi quella storia. Maria Antoinette della Coppola, c'erano dei dolci che sicuramente non avevano niente del Settecento, ma che però funzionavano per raccontare un pochettino quella specie di mondo reale, molto finto, molto zuccheroso, molto pannoso come era quello. Quindi, come dire, io penso che sia la capacità di essere funzionale al modo di raccontare che aiuta a giudicare l'importanza. Poi non lo so se ho raccontato, mi ricordo che ci sono dei film che ogni tanto
vengono apprezzati dagli storici perché sono molto rispondenti alla realtà di quel periodo. Tavernier ne aveva fatto uno, mi sembra il quarto, come non mi ricordo più come si chiamasse, ormai sono completamente rimbambito. Ho fatto il dizionario per ricordarmi di queste cose, però non è quella, non è la, diciamo, la fedeltà storica un elemento, mi sembra che sia fondamentale per un giudizio del film, perché poi se il film non è tanto bello, dico vabbè, ma fedeltà ok, ma poi è piuttosto la funzionalità di questa ricostruzione al modo con cui voglio raccontare il film. Poi ci sono due domande, ma non credo si siano messe d'accordo, che riguardano, provo a leggerle insieme, che riguardano i film di animazione, il cinema di animazione. Perché Eleonora Rolesio ti chiede: ha mai recensito dei film d'animazione? Se sì, quali sono gli aspetti per lei più importanti in questa circostanza? Mentre Rita Lai ti chiede che ne pensa del cinema di animazione e ti chiede se secondo te il cinema di animazione è adulto, tra virgolette, quanto il resto del cinema. Lei parla di discorso cinematografico. Assolutamente sì, e tutte e due. Ho recensito film d'animazione e mi sembra che il cinema sia adulto. La Tartaruga Rossa mi sembrava un capolavoro. La mia vita da zucchina mi sembra un capolavoro. Ci sono dei film d'animazione che, oltre al fatto che sono cresciuto con i film d'animazione, nel senso che i film di Disney li potrei citare a memoria. Li ho visti tutti. Prima che mettessero il bollino, del fatto che fossero, come adesso, questa cosa indegna, che hanno dentro degli elementi che, allora, mandate a Remengo, tutti i corvi neri che cantano Dumbo, ho visto cose da raccontare, ma mai elefanti volare, a me faceva ridere. Poi che qualcuno sentisse offeso, vabbè, era un po' così la storia. Ma al di là di queste cose, assolutamente ho recensito film d'animazione sul Corriere, anzi, se c'è un film d'animazione bello, cerco di recensirlo, perché di solito i film d'animazione sono considerati per un pubblico soltanto infantile. Invece ci sono dei film, come dico, i due che ho citato, per esempio, che sono film di una bellezza, sono film, tra virgolette, adulti, ma proprio, ma di grande spirito. La Tartaruga Rossa è un film, dire, che sa inventare il modo di raccontare la storia, il modo di passare, cioè è una favola in una maniera assolutamente geniale. E uno cerca di. Quindi l'animazione ha fatto dei passi avanti. La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Mattotti, cioè. Ma sono tanti, cioè alcuni film Pixar mi sembrano bellissimi, Monsters & Co. continuo a pensare che sia un film geniale, l'ultimo un po' meno, ma ci sono dei film che sono veramente straordinari e che mi piacciono molto e di cui parlo e cerco di parlare bene come posso. Poi io vado ancora avanti. The Mystics ti chiede cosa pensa del cinema di Terrence Malick e aggiunge, lo definirebbe eterodosso? Direi di sì, eterodosso sicuramente. Il cinema di Terrence Malick mi sembra il cinema di una persona che ha iniziato un percorso che finisce per essere un po' troppo personale. Malick è un personaggio particolare, ha insegnato filosofia a Parigi, ha studiato Heidegger e nei primi film ti sembrava che l'equilibrio tra virgolette, le esigenze narrative e la voglia di esprimere le proprie idee fosse assolutamente perfetto. Ci sono alcuni film, La sottile linea rossa, ma anche La rabbia giovane e altri film così, che mi sembravano bellissimi, mi piacevano molto, ero molto affascinato. A un certo momento ha cominciato a voler piegare il cinema come dire, a trasformare il cinema in una specie di strumento di messa in forma di certe idee filosofiche su cui ragionava. E lì ho cominciato a seguirlo un po' meno, nel senso che continuo a pensare come la Vardà,
in quel bellissimo film che ha fatto, l'ultimo film suo, quello dove racconta le proprie lezioni, ha messo assieme le proprie lezioni, che uno degli elementi su cui deve tenere presente una regista di un film è anche il modo, cioè la voglia di dialogare col pubblico. Io capisco che uno abbia voglia di esprimere quello che si porta dentro, però deve anche pensare che soprattutto col cinema, come dire, se pensa che questo film debba essere distribuito nei cinema, poi se uno fa i prefilmini a casa e li fa vedere soltanto un piccolo pubblico di ristretto è un altro discorso, ma se uno fa dei film che vogliono fare i conti con il, per, con il, diciamo, la struttura distributiva grande del cinema, un po' di attenzione a dargli degli elementi per cui il regista possa, cioè lo pubblico possa capirlo, questo è fondamentale, possa dialogare col pubblico, possa tentare di entrare in rapporto col pubblico, che non vuol dire cedere al facile, ai facili compromessi, che dice, le cose devono essere più semplici, cioè assolutamente più semplici, ma però ogni tanto pensare che il pubblico deve avere gli strumenti per entrare, non deve essere soltanto un genio che conosce tutta l'opera omnia di Malik e quindi sa riconoscere in ogni inquadratura dei richiami alle proprie riflessioni. Qualche volta un po' più di permeabilità al pubblico, secondo me, ci vuole. E, Roberta Carta ti chiede un parere su te, sull'ultimo film di Nolan. Scrive una domanda su un film recente: Tenet di Nolan mi è sembrato che abbia ricevuto giudizi contrastanti, c'è chi l'ha ritenuto un capolavoro, un ulteriore insomma, capolavoro del regista, e chi invece ha ritenuto che non fosse riuscito al massimo delle sue possibilità. E Roberta Carta vorrebbe sapere qual è il tuo parere a riguardo di Tenet, probabilmente anche un po' in generale di Nolan. Sono uscito dal film dicendo: non ho capito niente, ma mi sono divertito. E penso che è l'ultima scheda che abbiamo fatto per il dizionario. Dico che abbiamo fatto, ci siamo messi in tre a fare questa scheda, perché il riassunto di Tenet, Roberta Carta può capire che non è così semplice da mettere su strada. Secondo me è un film molto contraddittorio, nel senso che è un film che sembra voler andare contro la tradizione di questo tipo di cinema. Prendi un personaggio con cui dovresti in qualche modo avere un po' di empatia e fa di tutto perché questo personaggio sia lontano, non ti possa mai identificare con lui. È un'operazione abbastanza, come dire, che ti allontana un pochettino. Però poi a questo personaggio dà dei comportamenti che sono invece assolutamente, come dire, che a me hanno abbastanza coinvolto. Per esempio, è un agente segreto che non vuole essere cinico come dovrebbero essere gli agenti segreti. Quindi, come dire, si appassiona alla vita delle persone, a questa donna che, di cui forse si è innamorato, forse no, chi lo sa, a questa mamma a cui salva la vita alla fine, quando deve essere uccisa, invece lui uccide chi dovrebbe ucciderla. Quindi è un film pieno di contraddizioni. È un film che per certe cose mi ha coinvolto e per altre invece mi ha lasciato un po' così. Sicuramente è un film di uno che ha un grande talento, un po' troppo affascinato dall'andirivieni nel tempo e nello spazio, però è anche vero che come dire, il cinema è tempo e spazio messi assieme, quindi la voglia di smontare questo meccanismo. In Dunkerque c'erano tre storie che si svolgevano in tempi diversi, una durava un giorno, una durava una settimana, una durava un mese, se non mi ricordo più come fossero le cose, però vuol dire, e queste cose mi fanno abbastanza interessare. Certo, non penso che sia un capolavoro, 2,5 stelle sul dizionario, con qualche collaboratore che voleva che gliene dessi 2.
Io poi alla fine ho optato per 2 stelle e mezzo, non so se resisterà anche nelle prossime edizioni, però è veramente un film con due facce e capisco che uno che possa dire che è un capolavoro, c'ho qualche dubbio, che possa dire che non lo, non, non avvo, proprio che lo rifiuti totalmente, posso capirlo. Io a questo punto do la precedenza all'orario, quindi insomma, adotto un sistema oggettivamente cronologico, mettendo assieme, comparando, tenendo conto dei due canali, YouTube e Zoom. Pietro Amaturo ti chiede come si pone la critica nei confronti dei film realizzati da YouTubers. Si pone normalmente, come dire, li giudica Senza pregiudizi. Senza pregiudizi. senza pregiudizi, però quello lì, come si chiama, io e te, io e me, quello dei due deficienti siciliani, non mi ricordo neanche più come si chiama. Quando sono andato, perché non avevamo fatto l'anteprima, sono andato al cinema. E quando sono andato al cinema, io non sono andato nel primo weekend dove erano cose tutti bambini piccolini, ma sono andato al lunedì e mi ha detto: ma lei è sicuro di voler vedere? Ero all'Odeon, che è una multisala, è sicuro di voler vedere questo film? Sì. No, perché delle persone sono uscite chiedendo che volevano indietro i soldi e poi naturalmente l'ho visto. Il film è bruttissimo. Cioè, io penso che ognuno ha diritto di fare il film che vuole, anche dal punto di vista, come dire, dell'estetica anche un po' schematica. Ti ricordi Blair Witch Project, che era fatto con questo super filtro Super 8 più o meno così? Non è che il fatto che non fosse inciso perfettamente, con una fotografia bellissima, potesse pregiudicare. Il problema è che se le cose che ha da dire sono cose che ha senso stare ad ascoltare. Quindi, come dire, se un youtuber ha delle cose da dire, bene. Se invece vuole soltanto dimostrare che vuole fare il salto di qualità, allora impari a fare il salto. Poi, invece, Margherita Lecis ti chiede cosa fa una buona critica, come si potrebbe definire il rapporto rispetto a chi viene criticato, a chi è un po' oggetto di giudizio critico. Si potrebbe dire che una buona critica è quella che riesce a creare, ad aggiungere in qualche modo qualcosa, evidentemente rispetto al film Non oggetto di so se aggiungere, ma a chiarire qualche cosa direi di sì, anche per ho ricevuto un paio di lettere di registi che mi hanno ringraziato delle cose che avevo scritto perché gli sembrava che così li aiutassero un po' a capire meglio certe cose. Certo, erano registi molto vecchio stampo. Gente che pensa in un modo, vabbè, non voglio fare nomi, ma erano, cioè, la critica, secondo me, cioè, certo che può aggiungere, ma può aggiungere perché rende esplicite delle cose, le rende forse più chiare, più razionali. Ecco, questo sì. In questo punto di vista, l'ottima critica, sì, certe volte capisce delle cose, non che capisca delle cose. Non sono mai stato d'accordo con Bertolucci quando diceva che c'erano delle cose che lui non capiva, che faceva, di cui non era chiaro. No, io non penso che, non so, penso che mi stesse un po' prendendo in giro. Però esplicitare meglio delle cose che sono forse soltanto buttate lì perché intuite, questo sì, la critica penso che possa e debba essere, certo, con opere per cui vale la pena che abbiano questa complessità narrativa di racconto, ecco. Poi, KG Asgari ti chiede: se la recensione viene fatta, viene scritta da un critico che è un grande regista, e fa l'esempio di Peter Bogdanovich, come sarà la situazione? Il critico sarà sempre, tra virgolette, sotto l'opera? Sì, anche se è un grande regista, sì, sarà sempre sotto l'opera, nel senso che un critico si mette al servizio di quell'opera per cercare di giudicarla, spiegarla così, anche se è un genio. Poi magari
come dire, i testi che scrivono queste persone sono dei testi che hanno un valore straordinario dal punto di vista letterario, linguistico, va bene. Però rispetto nell'orticello della critica, secondo me sarà sempre sotto l'opera, non sarà mai. Poi uno dice, preferisco leggere Serge Danet piuttosto che, cioè, le recensioni di Serge Danet delle volte sono più interessanti dei film che recensiva. È verissimo, però sono più interessanti perché invece di parlare del film parlano del cinema, parlano della sua idea di cinema. Da questo punto di vista, giù il cappello, Serge Danet si legge, si rilegge ogni volta. Però la critica è un'altra, in qualche modo è un'altra, la critica proprio tradizionale, quella che consideriamo noi la critica, è un'altra cosa. Poi ci sono i grandi intellettuali e possono essere dei grandi critici che diventano grandi intellettuali. Come dire, è chiaro che nelle recensioni di Bazin non c'è soltanto il film, ma c'è un'idea di mondo con cui devo fare i conti. È chiaro che nelle recensioni di Serge Danet è la stessa cosa. Perfino anche nelle recensioni di Aprà, nelle recensioni di Fofi, c'è dietro un'idea di mondo con cui devo fare i conti. Però l'idea di poi faccio i confronti con questa idea di mondo. Ma per quello che riguarda la capacità di capire un film, secondo me il film è sempre sopra la loro recensione, per quello che riguarda la parte di recensione. Poi per altre cose se ne va lungo altri percorsi. E Fabio Zanda premette, domanda provocatoria. Se è vero che un film lanciato da un buon promosso da un buon marketing non subisce l'influenza da parte della critica, è possibile che i critici forzino influiscano sul gusto dell'opinione pubblica? E se sì, quanto questo può essere positivo ai fini dello sviluppo culturale, no? di una visione, diciamo così, culturale? Io penso che in generale la critica possa influire sullo sviluppo, cioè nel senso che le persone capaci di avvicinare il pubblico in generale alle opere d'arte, non parlo solo di cinema, parlo di letteratura, di musica, di pittura, di tutto quello che volete voi, teatro, così, possano aiutare a capire meglio, a crescere meglio, a farne degli spettatori, come dire, uno spettatore più attento alle cose, forse mantiene la stessa attenzione anche al resto, nei altri momenti della propria vita, anche magari rispetto ai discorsi politici, ai discorsi sociali e cose di questo genere. E questo sicuramente, io penso che sia così. Poi, come dire, ci sono delle cose che cercano di passare sopra la testa del discorso critico. Appunto, ci sono dei film che escono con dei film, ma anche dei libri. Come dire, quando leggo l'elenco dei libri più venduti mi si accappona la pelle, perché al primo posto c'è un libro di ricette, al secondo posto un libro di ricette, al terzo non mi ricordo più cosa diavolo ci sia. Come dire, se uscisse oggi quel pasticciaccio brutto di via Merulana non lo legge nessuno. Ecco, però il problema è che io spero che la critica, anche recensendo i libri di ricette, sia capace di instillare nel lettore il dubbio che forse c'è qualcosa di più bello da leggere dal punto di vista letterario, e che quindi, come dire, quei piccoli semini che uno butta finiscano per fruttificare in un altro modo. Ecco. Poi io vado ancora avanti. Camilla Bruno ti chiede, ritiene che il successo riscosso negli ultimi anni dalle serie possa in qualche modo sostituire il cinema come medium principale? Come sostituirlo come medium principale può anche darsi, no? Anzi, il cinema ha perso la centralità che ha avuto nel secolo scorso. Nel secolo scorso il cinema era quello che era stato il romanzo nell'Ottocento, cioè lo strumento culturale di riferimento per le persone e, come dire, quello con cui che entrava più in sintonia con
le persone e che per quantità e per qualità riusciva a entrare in comunicazione più facilmente. Adesso sembra che le serie siano il nuovo percorso. Non lo so, cioè, sicuramente hanno preso più hanno rubato spazio al cinema. Sicuramente le serie non sono, ripeto, non sono, come dire, il nuovo cinema. No, è un'altra roba. Hanno cambiato i gusti del pubblico? Sì, hanno fatto sì che la complessità narrativa fosse un elemento importante e quindi vedi gli ultimi film degli Avengers che sono una complicazione mai più vista di storie, di personaggi, di intrecci che si rimandano l'un con l'altro. Cioè, questo sicuramente, ma che vuol dire, le serie debbano come nella possano prendere il posto del cinema nella popolarità, può darsi, forse lo hanno già fatto, non lo so. Il cinema non è più un medium così popolare come lo era 40-50 anni fa. Hanno, come dire, però io continuo a pensare che il cinema sia una cosa molto diversa dalle serie, che sia un modo di vedere e non soltanto di raccontare, e quindi abbia bisogno di uno stile diverso, di una qualità. Cioè, lo stile del cinema, il modo di rappresentare del cinema non è quello delle serie, che sono invece più semplici, più dirette, più, anche se le fanno Fincher o Tarantino, no, Tarantino non ha mai fatto serie, o Sorrentino o chi volete voi, o Lynch, che vuol dire, il Twin Peaks è un capolavoro, però, come dire, hanno delle regole che sono quelle diverse del cinema. Il film, appunto, è un'altra cosa. Poi che abbia preso il suo posto nell'immaginario popolare, certo, quello può darsi. Ma non dal punto di vista narrativo ed espressivo. Insomma. Espressivo no, assolutamente. Io fermaci tu, e comunque se non ci fermi prima tu, ci fermiamo noi tra pochissimi minuti. Dai, facciamo le ultime due domande, poi smettiamo. Devo sacrificarne qualcuna, nel senso che, come ti avevo previsto, avremmo così potuto proseguire quasi a oltranza, ma te ne leggo due. Te ne leggo due che valgono una, perché sono simili. Salvatore Occhetto ti chiede, tra i giovani critici, sebbene si sia già detto che non ci sono due critici con la stessa idea, c'è qualcuno che le ispira fiducia? E in qualche modo io leggo un'altra domanda che mi sembra simile. Ti viene chiesto anche, esistono oggi eredi nella sua professione? E addirittura chiede, nel caso, come si potrebbe diventarlo? Cioè, come si potrebbe aspirare a diventare un tuo erede, tra virgolette? Bisognerebbe mettere d'accordo sul concetto di giovane critico, nel senso che, non so, Emiliano Monreale mi sembra che è più giovane di me, che ha... Oh, non so quanti anni. Credo che abbia sui 47. Secondo me anche un po' meno, forse. Ma comunque, insomma, tra 40... Vabbè, diciamo che c'è un bel po' di anni meno di me. È sicuramente un critico che stimo nel modo più assoluto, ma anche, non lo so, Alessandro Stellino, che è appena diventato direttore del Festival dei Popoli e che ha fatto il critico fino all'altro ieri, che è uno degli inventori, dei creatori di questo sito che si chiama Filmidee, Roberto Manassero, che scrive su, come si chiama, che scrive su Cineforum o su FinTV, che mi sembra una persona, cioè, diciamo che giovani critici ci sono, un po' li coinvolgo nel dizionario, qualcun altro no, ma certo che ci sono giovani, non è mica, cioè, l'età c'entra fino a un certo punto, anzi, delle volte essere giovane vuol dire ti aiuta, magari hai meno esperienza, hai visto meno cose, però ti aiuta a andare con più forza, più coraggio al centro dei problemi. Come si fa a diventare un critico? Bisogna vedere tanti film, tutti,
non a pezzettini su YouTube, tu dall'inizio alla fine, magari annoiandosi, ma bisogna vederli tutti. E poi bisogna cercare di misurarsi con, cioè provo a cominciare a scrivere, questo è a misurarsi, non esistono, cioè io non lo so, non ho mai frequentato, cioè come dire, non, delle volte mi chiedo come si fa a insegnare a scrivere. La scuola Holden ha costruito la propria fortuna su queste cose, e però mi chiedo se quello che viene fuori sia uno scrittore che abbia veramente dentro la necessità di scrivere, non soltanto gli strumenti, la capacità tecnica di farlo. Ecco, io sono convinto e penso di essere arrivato per dove sono arrivato perché ero convinto che la critica fosse qualcosa di necessario. Ci credevo fino in fondo, era importante. Qualche volta mi sembra che per i critici, dei critici che leggo, sia soltanto così, una specie quasi di passatempo, la voglia di trovare un modo per guadagnare qualche lira. Così. Cioè, la critica è qualcosa di... bisogna rispettarla, la critica è importante da questo punto di vista. Se uno parte con questa idea, sicuramente farà strada. Di questo sono straconvinto. Ci sono 2000 modi per farsi notare, per essere importante. Perché certo, ai miei tempi uno collaborava con i cineclub, faceva le riviste. Adesso uno comincia a collaborare con le rassegne, con qualche festival, qualche cosa del comune che fa una rassegna così. E poi scrivere, misurarsi, perché la scrittura web, carta o dove volete voi, ti costringe a fare i conti con le idee che hai in testa, come a dire, valgono la pena queste le cose che ho in mente da dire. E poi, quindi, credo sia l'ultima domanda. Sì, ragazzi, abbiamo cominciato alle 5, sono le 7:11. Stai parlando ininterrottamente da 131 minuti. Ah. Dove con un'energia incomiata. Ti chiedono, il cinema di Ken Loach potrebbe essere paragonato all'opera di qualche grande regista del passato, secondo te, secondo lei? Non lo so, cioè questi paragoni non lo so, chi potrebbe, cioè aiutami anche tu, chi potrebbe essere un regista così politico, così... Non ovviamente nessuno, ci dovrei pensare, ma non sono sicuro. No, non mi sembra, faccio fatica. Il cinema di Ken Loach mi piace quando fa meno prediche, quando non fa le prediche. L'ultimo film non le faceva, Sorry I Miss You, non faceva prediche, mi piaceva molto. Ogni tanto fa un po' troppe prediche e il film diventa uno strumento per gridare forte le cose. Poi magari anche queste cose servono. Non so chi in passato può aver fatto un cinema di questo tipo, perché sicuramente non Frank Capra, che aveva un'idea, un'immagine molto più edulcorata, cioè più positiva delle cose. In Italia chi era così rabbioso? Il primo Bellocchio forse, ma non so. Poi però mi sembrava che inseguissero anche uno stile più personale, forse più personale. No, non saprei, non mi viene in mente un paragone, però penso che sia un regista che quando non fa delle prediche ha una capacità di raccontare molto, 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 molto buona. Io lo so che ci dovremmo fermare, però ti leggerei, la scelgo arbitrariamente, un'ultima domanda che mi sembra il modo migliore per finire, perché Antonio Polastri ti chiede, il film, vorrebbe sapere qual è il film che hai recensito con più piacere e quello che invece avresti preferito non vedere, evidentemente a tal punto non ti è piaciuto. O ti è recensito con più piacere, non lo so, non me li ricordo. Di solito i film di Kaurismäki mi piace molto recensirli perché mi vengono bene le recensioni, però... mi è venuta bene anche la recensione di l'ultimo... cos'è che è successo? Ah, no,
scusa, ho toccato. Mi è venuta bene anche, non so, la recensione dell'ultimo film di Garrone, mi sembrava. Cioè, ci sono dei film che è piacevole raccontare. Quello che non avrei mai voluto vedere, non so, in questo poi mi verrebbe, qualche film italiano, ma no, ma non ci sono film che uno non ha voglia di vedere. Qualche volta mi ricordo che sono uscito quando l'ufficio stampa per vedere film, dice basta, vi faccio causa, chiedi con il mio avvocato di farmi causa, ho perso 2 ore della mia vita. Però poi come dire, sono battute stupide, non mi viene in mente, no, confesso che non riesco a pensare, magari se mi viene in mente te lo dico e poi glielo dici tu, va bene? Va bene, no, io direi che è arrivato davvero il momento di fermarci qua. Ti ringrazio anche a nome di tutti gli studenti e di tutti gli altri che ci hanno seguito, sei stato generosissimo, parco di considerazioni di ogni tipo. Hai parlato davvero ininterrottamente per 2 ore e un quarto e naturalmente la prossima volta, speriamo che sia presto, ci piacerebbe averti in carne e ossa, quando finalmente il Covid ci avrà abbandonato, temo non presto, però insomma, ti inviteremo. Faremo il possibile. Sai che a Cagliari vengo sempre molto volentieri. Lo so, sei venuto spesso negli ultimi anni. Cioè, spesso, forse Questo non abbastanza, no, però sono venuto. sei venuto abbastanza spesso. Va bene. Grazie ancora e ci sentiamo comunque presto noi e grazie naturalmente anche a tutti gli studenti che ci hanno seguito e a tutti gli altri che ci hanno seguito non attraverso Zoom, ma YouTube. Grazie a te, grazie Antioco e grazie ai ragazzi che Grazie Paolo, hanno. allora alla prossima a Cagliari. Va bene, che hanno, anche, grazie ai ragazzi che hanno dimostrato la voglia di, come dire, fare i conti col cinema in una maniera seria e adulta. A presto. E grazie a Ah, vabbè, Diego che non so. certo, grazie al tecnico, se no eravamo qui che già ancora spisticavamo. Noi del secolo scorso. Abbiamo dei problemi ogni tanto con la tecnica. In realtà Ciao. Diego non è un nostro tecnico, Diego è un collega No, non so, scusa, non conosco, ma che ci sta perdonate. dando, che ha questo doppio, ormai che è fondamentale avere questo doppio ruolo, essere un po' tecnici e un po' studiosi, perché Ma lui se no è non ci si barca bene. no, no, io almeno sono troppo vecchio per cercare di darmi questo duplice ruolo, quindi. È un po' una scusa, però mi mantengo alla larga. Tutto ciò che ha a che fare Molto. con la tecnica e con la tecnologia. A presto, Ciao, grazie. arrivederci. Ciao, ciao, Ciao di arrivederci. nuovo, grazie a tutti. Grazie.